Salve ragazzi e benvenuti anche oggi sul canale. Oggi parliamo di Resident Evil 8 Village. Infatti ieri è uscita lo showcase e ci hanno dato la data di lancio, una demo, tech demo solo per PS5 in esclusiva. Adesso fanno anche le esclusive delle demo. Che comunque arriverà in tutte le altre piattaforme questa demo e il gioco in primavera. Quindi il 7 maggio chiaramente il gioco esce, questa demo la potrete provare in altre piattaforme questa primavera, non si sa esattamente quando. Ma se siete uno dei pochi che hanno una PS5 potete provarla. Questa tech demo, dico tech demo perché in realtà non si spara, semplicemente una sorta di extra livello in cui dovete scappare, serve principalmente per farvi vedere il motore grafico e insomma il mood, l'atmosfera di questo Resident Evil 8. In questo Resident Evil 8, come già avevamo intuito dai primissimi trailer, dovremo interagire anche con dei vampiri. In realtà delle vampire, perché praticamente si sono viste solo vampire femmine. E in particolare questa mega vampirona gigantesca, proprio gigantesca, il doppio più grande di tutti gli altri, che è abbastanza impressionante, anche per le fattezze, insomma, giunonica, che sembra già un personaggio interessante. In generale, in questo showcase è stato appunto data la data, fatto vedere questo gameplay, trailer, è stata rilasciata questa demo e poi sono stati fatti vedere anche un paio di altri contenuti che usciranno sempre su Resident Evil, una serie, anzi un film in CG su Netflix, dovrebbe uscire entro quest'anno, e poi un gioco collegato come anniversario 25esimo di Resident Evil, che però, insomma, fa abbastanza cacare. Insomma, non è sembrato particolarmente bello graficamente, dove sembra quasi uno Super Smash Bros. Resident Evil, con tutti i personaggi storici che si menano in PvP in una grafica cel shading. Vabbè, non gli hanno dedicato tantissimo tempo, forse non ci credono molto neanche loro, comunque ci sarà anche questa cosa, che sarà gratuita. In generale comunque abbiamo una data ed è già tanto, dato che quest'anno secondo me usciranno ben pochi giochi e ci sono stati già tantissimi rinvii in generale in questo 2021, quindi comunque a maggio esce questo Resident Evil 8. Cosa ne penso? Penso che alla fine mi sembra un po' more of the same. La grafica e il motore grafico è lo stesso, il Re-Engine, che è comunque un ottimo motore. Ma guardando bene, soprattutto la demo tech su PS5 che già trovate giocata da riviste o comunque youtuber che l'hanno avuto subito, quindi insomma quando esce questo video in realtà già potete vedere l'intero gameplay su YouTube, io l'ho visto e mi è sembrato veramente molto molto simile al motore grafico e la resa grafica di Resident Evil 7. Tant'è che mi sono messo lì, ho visto dei video in 4K PC di Resident Evil 7 e sì, è un po' meglio, ma neanche troppissimo meglio, quindi sarà più che altro una questione di storia e di così mood, anche perché Resident Evil 7 era in una catapecchia di merda in mezzo al nulla. Invece qua siamo in un castello dell'est europeo, chiaramente con riferimenti vampireschi. Mi sembra che anche in un trailer alla fine ci sia una figura che sembra Van Helsing, quindi è chiaro il mood. E questo palazzo che si vede comunque nei trailer è super figamente aristocratico, pieno di orpelli dorati. Insomma, l'ambientazione è diversa e probabilmente comunque anche migliore. È già uscita anche la notizia che su PS5 sicuramente ci sarà il supporto DualSense, che sarà interessante in un gioco horror, e il ray tracing. Sul ray tracing però sono rimasto un po' interdetto perché a mio parere, guardando questa demo che gira su PS5, io ray tracing, se c'è, ce n'è poco. Non oserei dire quasi che non ce n'è, però secondo me se c'è è messo molto basso. Non mi sembrano che queste luci riflessioni siano particolarmente spiccate. Insomma, questa è stata la mia impressione. Datemi anche voi un parere. È possibile che in questa comunque demo non sia stato attivato o sia leggero? Perché non tutti i giochi comunque che hanno ray tracing è così evidente. Ecco, per esempio, Control è molto evidente.
altri giochi meno evidenti. Comunque in generale sarà una storia quindi incentrata, immagino, sui vampiri e tutto quanto. Il gameplay credo che sia abbastanza simile, si sono visti delle piccole fasi di shooting e fasi di enigmi. L'interfaccia è molto simile a Resident Evil 7, quindi alla fine è un more of the same alla fine della fiera. Però certamente è intrigante tutta quella questione dei vampiri, perché anche a me intrigano sempre molto, soprattutto perché sono tutte vampire. Può essere interessante. Il gioco quindi chiaramente sarà cross-gen, come era evidente, anche appunto dal motore grafico che è molto simile, la resa grafica è molto simile a Resident Evil 7. E quindi insomma tutti potranno giocarci, è una operazione cross-gen, girerà chiaramente molto meglio su PC, chiaramente molto meglio sulle nuove console, però tutti ne potranno beneficiare. Ma è normale che sia così, nel primo anno e mezzo di un lancio di nuova console quasi tutti i prodotti saranno cross-gen. Per il resto non si sa molto più di questo, ma d'altronde se esce nei primi di maggio la demo per tutti sarà disponibile entro un paio di mesi, immagino. E insomma vedremo un attimino se sarà interessante. Io l'avevo messo tra i 10 giochi che volevo giocare quest'anno che mi interessavano. Chiaramente se sarà sulla linea di Resident Evil 7 comunque sarà, immagino, un bel gioco, perché Resident Evil 7 era un gioco interessante, non era un capolavoro ma era sicuramente un ottimo gioco. Quindi vedremo come, che altre informazioni arriveranno e come si svilupperà questa questione dei vampiri, Van Helsing e tutto quanto mixato con la lore, diciamo, classica dei Resident Evil. Quindi vediamo dove vorranno andare a parare. Dal punto di vista puramente artistico sembra comunque abbastanza ispirato, mi ha fatto una buona impressione, ecco. Queste più o meno erano tutte le informazioni che volevo darvi su Resident Evil 8 Village, quello che si sa e si è saputo in queste ultime 24 ore. Scrivetemi un po' nei commenti cosa ne pensate e anche cosa ne pensate di questa interfaccia nuova che ho fatto per questi tipi di video. Mi sembra carina, anche perché riprendendo tutto con la webcam non c'è una grande qualità, quindi più piccolo mi faccio meglio è, in più posso inserire scritte, video che passano, overlay e cose del genere, quindi mi sembra interessante come interfaccia per il canale quando faccio questo tipo di video. Se volete lasciatemi un feedback anche su questo. Per il resto noi ci becchiamo per altri video qua sul canale, mi raccomando iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti o lasciate un like se vi è piaciuto questo video. Una buona giornata e alla prossima. Ciao ciao! I haven't cut open a man in a while. Let me string you up. Slice your jugular and just watch. Well, that's one way to end the video.